Lui pensa, tutto l'anno pensa al bagno del primo dell'anno. Per lui iniziare l'anno senza il bagno non sarebbe un anno nuovo. Nato da una scommessa paesana che chiunque in capito era pronto a fare il bagno in qualsiasi momento, in qualsiasi stagione. Io dico anche subito, sono partito e sono venuto a fare il bagno. E lì dopo, per 22 anni, la cosa è andata male. Questo è il 22esimo anno. Ne ha fatte da quando era nato così, ne ha fatte di tutti i colori, quindi... L'attività podistica è iniziata anche con una sfida contro se stesso, nel senso che lui stava poco bene, ha avuto un periodo che aveva la pressione molto alta, disturbi cardiaci, qualche cosa, allora gli fu consigliato di fare del moto, di camminare, e allora naturalmente lui, si sa, non fa le cose in modo normale come lo fanno tutti i comuni mortali, ma ha cominciato a correre. C'erano 20 centimetri, non è stato 10 giorni fa, c'erano 20-25 centimetri di neve, è partito di casa, ha detto non mi metto le scarpe, tanto fra poco, fra 5 minuti sono già tutte bagnate, allora è partito e scalzo, è uscito, ha fatto 4-5 km di corsa in mezzo alla neve completamente scalzo. Gli ultimi due mesi faccio 5 km in bici e 7-8 o anche 10 a piedi, perché devo mettere in moto tutti i muscoli, ma soprattutto sono mentalmente preparato, perché il conto è che uno sia mentalmente preparato, altrimenti non ci vai mica dentro. Ha un fisico bestiale. Nonno, torna indietro. Il primo anno è stata una cosa eccezionale, anche perché le novità sono sempre una cosa eccezionale. Di conseguenza, hai capito, è quello che mi ha spinto a continuare tutti gli anni. Perché dal momento in cui hai capito che una cosa ti piace, dopo la fai senza fatica. Cioè, le cose che ti costano fatica, fai fatica a farle. Ma se tu hai capito un bel momento, le fai con entusiasmo, con la voglia che ho io, soprattutto se sei allenato, non ti costa niente. E tanta salute e felicità. Io sono un contadino e ho 70 anni. Sono nato da gente e faccio questo lavoro da sempre. Le cose più vecchie che ho qui dentro sono questi due crivelli che hanno 150 anni, che li adoperava mio bisnonno che andava a casa dei contadini, pulivano il grano con quei setacci lì grandi, mettevano dentro, poi c'erano un treppiedi e poi squassavano, poi dopo buttavano via la paglia e rimaneva solo mentre il grano venne turco. Poi ci sono dei gioghi, che sono molto vecchi anche quelli lì, che mettevano nel collo delle mucche, uno di qua e uno di là. Poi dopo c'era il traino dell'arato, oppure anche del carro. Perché queste qui sono ruote da carro, vedi quelle lì.
Queste sono ruote del bioccio, di un bioccio. Il bioccio è un carro più alto, un carretto, ecco, due ruote che ci attaccavano o la mucca oppure l'asino o il cavallo. Invece il carro era trainato dalle mucche. Quello lì è un saccatore da bietole o da grano turco. Si spingeva a mano e si vaschiava il terreno per tirare via l'erba. Ecco, questa qui è una gramma da canapa. Si metteva la canapa lì sotto e poi si andava su e giù e praticamente la canapa si rompeva. Si rompeva che dopo poi saltava fuori la stoppa, che la stoppa andava a finire nei filarini dopo. Questo qui è un prete che si scaldava, si metteva il tegame pieno di braci e poi si metteva là dentro, si metteva sotto la lenzuola per fare caldo, perché allora non c'erano mica gli scaldamenti, niente. Allora si scaldava con il prete. Questa qui è una suora che si scaldava sempre il letto anche con questo. Si metteva il braciere e poi faceva un po' di cupola e poi riscaldava dopo tutte le lenzuola. Quella lì è una fiaccola che si metteva in moto il landini a testa calda, si metteva sotto la testata, si pompava che c'era dentro del gasolio e poi quando faceva la fiamma e quando la testa calda del landini era rossa, si metteva in moto. Questo qui è un landini 2530 degli anni 50, allora erano tutti di questi, semplicissimo da operare, si metteva in moto con la fiamma apposta che ho fatto da vedere prima. Invece adesso va a moto questo qui, ecco, praticamente è un motore senza valvole, è un motore che è a testa calda a posto perché consumava olio bruciato, consuma tutto, questo qui è uno, quello che ci butta dentro lo mangia. Quello è un Miver, è un 125, sempre anni 50 che questo, ma erano motociclette di una volta queste qui, allora erano questi, c'erano vari tipi. Questo qui è un motorino semplicissimo a miscela, tre marce. Tutti questi attrezzi era roba mia che mi è rimasto col tempo. Poi dopo qualche amico mi ha riportato questa roba che loro avevano in casa che non la operavano più. Un altro episodio vissuto sempre nel 44, non era mai successo nulla e io con mio zio, siccome la bonifica aveva un trenino elettrico che girava tutta la zona delle valli di Campotto per lavori, era un trenino addetto ai lavori, ma aveva i vagoncini che caricavano e scaricavano terreni per gli argini, e siamo andati su questo trenino perché mio zio lavorava presso la bonifica renana dentro al cantiere qui di Argenta, e sono salito, finalmente sono riuscito a convincerlo e siamo andati dalla Beccara, circa quasi 3 km di distanza, in cantiere. Appena arrivati, che prima poi avevamo notato durante il viaggio che c'era la famosa cicogna che tutti sapevano bene a quei tempi in quella zona lì cosa voleva dire. La cicogna era un piccolo aereo inglese o forse anche americano, comunque degli alleati, che era praticamente un aereo spia che quando sorvolava insistentemente una zona voleva dire che aveva visto qualcosa che doveva essere colpito. Infatti quel giorno purtroppo ha toccato a noi. Appena entrato dentro al recinto del cantiere della bonifica renana qui di Argenta, che adesso poi è diventato museo, sono arrivati tre aerei caccia bombardieri alleati
hanno cominciato con mitragliatrici e sganciando un paio di bombe a testa, perché ne avevano solo due i cacciabombardieri, e le hanno sganciate nel cantiere. Noi siamo tutti sparpagliati, naturalmente, con la paura e il terrore, e io ho infilato una porta che portava in un seminterrato di un palazzo dentro questo cantiere, e perdendo le tracce di mio zio, che era l'unica persona che conoscevo in mezzo a tanti. Sul trenino con noi erano saliti anche 4 tedeschi. 2 sono riusciti a saltare fuori, gli altri 2 non ce l'hanno fatta, perché il trenino, alla fine di questa battaglia, che poi non era una battaglia, era un'incursione, ci sono rimasti dentro, e il trenino era come un colabrodo, quindi potete immaginare la sorte di questi 2. Io mi sono salvato terrorizzato e piangente in mezzo a tanta gente che non conoscevo, ero disperato per cercare mio zio, che non riuscivo neanche a dire esattamente il nome e il cognome, perché là dentro poi lo avrebbero conosciuto tutti. E finalmente mi sono ricordato come si chiamava, perché ero talmente terrorizzato che non riuscivo a dirlo. L'abbiamo ritrovato, era ferito al collo, ma era una ferita abbastanza leggera, e dopo ci sono venuti a prendere con delle biciclette, perché dopodiché i trenini non hanno più fatto il loro servizio, perché la paura degli aerei, naturalmente, li hanno addirittura dismessi. Questo mi è dispiaciuto, perché era una cosa che era anche divertente per noi, avere questi trenini così, però purtroppo è una cosa, è finita lì, e neanche dopo la guerra li hanno più recuperati.